Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Raffi alla Grande. Oggi vi presenterò una buonissima ricetta. Sto parlando del plum cake con panna e miele. Una colazione ricchissima di bontà. Andiamo con la ricetta. Allora, per il nostro plum cake ci vogliono 3 uova, 160 g di farina 00, 200 g di panna che io tra un po' andrò a montare, 180 g di zucchero semolato, 80 g di amido di mais, 70 g di miele, una bussina di vanillina, una bussina di lievito vanigliato. Ovviamente ci vuole uno stampo da plum cake che io ho già oleato. Incominciamo a montare la panna. Mentre montiamo la panna, inseriamo la vaniglina. Una volta che abbiamo montato la panna, la mettiamo da parte perché ci serve alla fine. E incominciamo a montare sia le uova con lo zucchero. Allora, una volta montato le uova con lo zucchero, inseriamo il miele. Adesso ci inseriamo l'amido di mais. Inseriamo la farina. Adesso ci inseriamo il lievito vanigliato. Allora, abbiamo inserito quasi tutti gli ingredienti, manca solamente la panna, dove noi metteremo a cucchiaiate e gireremo senza farla smontare. Quindi dal basso verso l'alto la giriamo. Una volta che abbiamo inserito anche la panna, adesso possiamo inserire nello stampo e poi possiamo anche infornare. Inforniamo a 180 gradi per 35 minuti, forno statico. Ragazzi, abbiamo sfornato il nostro plum cake con panna e miele ed è venuto in questo modo. Si sente un profumino. Mi raccomando, fatelo perché è buono sia a colazione che a merenda e perché no, anche a cena. Adesso vediamo internamente com'è venuto. Guardate quanto è morbido. Morbidissimo, si taglia come un grissino, solo che è caldo, quindi dobbiamo stare attenti che non si rompa. Ecco qua, il nostro plum cake è pronto. Mi raccomando, ragazzi, con i pollici in su, spolliciate alla grande e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!